Eccolo. Vedi? Questa. Ti orrenda. Questa è bella. Questa è oggettivamente bellissima. Questa la posto su tutti i social mondiali, proprio per io sto piede. Amore! Amore, sei tu? Amore? E là, è tornata tesoro. Allora, come è andata al lavoro? Che succede? Ehi, tesoro, senti, dai, ci facciamo un selfie e te che sorridiamo? Se i nostri figli continuano a vedere che io posto i gattini, eccetera, chiederanno l'adozione. Dai, vieni qui. Dai, vieni, vicino al maritino tuo. Un bel sorriso per vedere questa bella famiglia Mattioli felice. Eccolo qua, sorriso. Amore, no, se posto questa foto metterà un like soltanto Giovannino, quello che lavora alle pompe funebri. Ma cosa succede? Niente. Niente? Niente. Davvero? Davvero. Sicura? È sicurissima, Pietro. Ma vabbè, è tutto. Certo, perché per te va sempre bene tutto, no? Calma. Scattiamoci i selfie, facciamo i sorrisoni, bustiamo pure i gattini, certo, come no? Che vuoi fare poi? Vuoi ballare la conga? Dai, balliamo la conga! Non so come so ballare la conga, scusami, No, ho eh. detto balliamo la conga! Ma ti sembra questo momento di ballare la conga? No, si balla la conga. Certo. Amore, senti. Senti, non dire niente, eh. È meglio che non dici niente. Vabbè, no, non dico niente. Allora vedi come sei? Non dici mai niente. Ma l'hai detto tu? E tu prendi sempre tutto alla lettera quello che dico io? No, dimmi, come la festa di Giovanna, per esempio. Oddio, non tirerai fuori di nuovo quella storia, dai. Che figura, scusa, ci invito a una festa Total White. Io sono arrivato Total White. E c'era bisogno di dipingersi pure tutta la faccia di bianco, non lo so. Sembravi una supposta, sembravi. Intanto sono diventato l'idolo della festa. Certo, perché lui deve stare sempre al centro dell'attenzione, vero? E Michela? Che fine fa Michela? Chi è Michela? Dimmi, la conosci Michela? Tu la conosci Michela? No, ma chi è Michela? Ma tu la conosci Michela? Non la conosce nemmeno lui, Michela! Amore, ti calmi, per favore, mi dici che succede, eh? Che giorno è oggi? Mercoledì. Santa Michela. Capodanno, Natale, Pasqua, no? Tutti alla festa di tua madre. Quanto tempo ho per rispondere? Un aiutino? Guarda che non è un quiz. È il nostro anniversario, Pietro. Il nostro anniversario. Mo' io non è che mi aspettassi un tappeto di rose rosse o magari pure un aereo con su scritto Ti amo Michela! No, però che cavolo, dai, un messaggio, un messaggino. E dai, il 16 giugno viene una volta all'anno. Siamo a maggio. Oggi è il 16 maggio. Oddio, amore, scusa. Perdonami. Vabbè, ti perdono, certo, perché io. Io sono veramente stanca, sai? Io non ce la faccio più, Pietro. Ho perso la cognizione del tempo. Al lavoro ci massacrano, i reparti sono strapieni, ti giuro, io non ce la faccio più. È massacrante, massacrante, te lo giuro. E poi c'è una cosa, Pietro, è che io ho paura di non essere all'altezza. Dai, guarda, era già da un po' di giorni che volevo dirtelo. Dite che Fondazione Ania ha implementato Ania Cares proprio per prendersi cura a livello psicologico di tutto il personale sanitario che sta combattendo contro il Covid. Io credo che ti sarà, anzi, ne sono sicuro che ti sarà molto utile. Tu dici, eh? Te l'assicuro. Grazie, amore. Adesso ce lo facciamo un bel selfie sorridente. Ma poi scusami, ma come pensi che io possa dimenticare del nostro anniversario. Gio, la nostra storia d'amore, così lunga e bella, ce l'ho stampata qui nel cuore. E ti ricordi anche dove ci siamo dati il primo bacio? Beh, come se fosse adesso. Estate 1998, Capalbio. Pietro, guarda che noi a Capalbio non ci siamo mai stati. Caprarola.
Capena? Caltanissetta? Catania? Era con la C. Risolto il problema dei selfie.